Buonasera, buonasera a tutti. Sono Simone Collini dell'Unità e per un'ora avrò il piacere di intervistare tre autorevoli esponenti della politica italiana. Non avrebbero bisogno di presentazioni, ma ve li presento comunque. Parto dalla mia destra: il segretario del Partito dei Comunisti Italiani, Oliviero Di Liberto, Bannino eh, Chiti, senatore del PD nonché vicepresidente del Senato, e Angelo Bonelli, leader dei Verdi. Eh, sono tre esponenti di partiti che alle ultime elezioni erano in una stessa coalizione, oggi non si sa, le prossime elezioni non sapremo come andranno e magari in quest'ora riusciremo a fare anche chiarezza su questo. Però io partirei da un, da un tema che era oggi su tutte le prime pagine dei giornali, che è un appello del Presidente napolitano a tutti i partiti a rinnovarsi. C'è da tempo una questione, c'è da tempo anche un, un clima nel paese di, di antipolitica, antipartiti e i partiti, non, forse, non hanno saputo in questi mesi rispondere adeguatamente. Allora, io comincerei con Vannino Chiti, che è esponente di uno dei partiti che sono in Parlamento, che avrebbe potuto in questa legislatura eh, modificare lo status quo e però non si è riusciti. Non so se anche per colpa degli altri alleati, degli altri partiti che sono in Parlamento, però chiederei a Vanino Chiti subito come il PD può rispondere a questo ennesimo appello del presidente Napolitano. Sì, buonasera. Ma intanto certamente siamo in Parlamento, ma in Parlamento non, siamo ma non abbiamo da soli la forza per essere maggioranza. Questo perché. Quando si critica spesso si dice il Parlamento non fa oppure il Parlamento fa male, la politica fa oppure la politica fa male. Io penso che bisogna mettere anche dei soggetti, non solo dei verbi e dei complementi, altrimenti è difficile che si recuperi un clima come si chiama di antipolitica o di contestazione generale alle istituzioni. L'intervento di ieri del Presidente della Repubblica secondo me è stato di grande importanza, è un intervento politico, probabilmente l'intervento politico eh, più forte che ha fatto in questi, in questi sette anni. Il Presidente della Repubblica dice prima di tutto un punto che per noi, Partito Democratico, è fondamentale, tant'è che è al primo posto anche nella carta di intenti che è stata presentata. Bisogna dare una grande forza ideale e dare una grande forza programmatica alla costruzione di una Europa nuova, alla realizzazione di, quelli, di quella che chiamiamo Stati Uniti d'Europa. Il Presidente della Repubblica non solo rilancia con forza questa impostazione, ma dà anche dei passaggi eh, che, se, che a me sembrano convincenti se vogliamo muoverci in questa direzione. Intanto che il Parlamento europeo... Nel 2014 sia eletto, possa essere eletto con una legge che è uguale per tutti i paesi, perché se il Parlamento europeo come oggi viene eletto con una legge in Gran Bretagna, una in Francia, una in Germania, una in Italia e così via, al Parlamento mancherà quella base forte di rappresentanza che è decisiva poi per svolgere pienamente il suo ruolo. Prima questione. Secondo che la Commissione, una volta poi che il Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio europeo, comunque che la Commissione diventi per le materie di propria competenza un vero e proprio eh, governo di tipo federale. Già oggi ci sono materie di competenza dell'Europa dopo il Trattato di Lisbona: la politica estera e di sicurezza, eh, le grandi scelte macroeconomiche, la, la, la sostenibilità ambientale. Il punto è da governare queste competenze e queste materie con uno strumento che sia appunto un, un governo e, e che sia un governo come è nei paesi federali e che quindi chi vince le elezioni anche a livello europeo formi governi eh, poi si elegga direttamente il presidente dell'Europa o lo elegga al Parlamento questo secondo me oggi è secondario però che ci sia un portato politico come in tutti i paesi quando eh, si determinano dopo le elezioni si determinano i governi la terza questione importante che pone eh, il Presidente della Repubblica è i partiti debbono avere collegamenti e spessore di collegamento a livello europeo. Cioè non si può avere soltanto partiti nazionali, partiti che non hanno un collegamento, una forza. Bisogna inventare delle forze politiche di tipo europeo. E è un fatto politico, è un fatto culturale, è un fatto organizzativo. Qualche cosa in questa direzione. Noi abbiamo cominciato a fare nel gruppo parlamentare l'alleanza eh, de, de, progressista dei socialisti e dei democratici a livello del Parlamento europeo ma penso che in questa direzione si debba fare eh, più strada e, e ogni forza deve cercare di farlo. Poi c'è un invito, credo giusto, un invito alle forze politiche a recuperare pienamente un rapporto con i cittadini, a sapersi rinnovare in politica il rinnovamento non è il turnover, ma è giusto che questo avvenga e sia costruito con, con, eh, con serietà, non con improvvisazione. E dice il Presidente della Repubblica, ho finito, co ah, un'altra cosa su cui io sono d'accordo. Dice attuate l'articolo 49 della Costituzione. Eh, voi sapete, credo, che in Parlamento ancora una volta, poche, diciamo a maggio, era stato realizzato una base d'intesa, era stata votata nella Commissione Affari Costituzionali del Senato un'intesa che prevedeva una riduzione del 20% dei parlamentari con le prossime elezioni un inizio di differenziazione tra Camera e Senato e un rafforzamento del governo parlamentare anche con l'introduzione della sfiducia costruttiva questa doveva essere la premessa per fare una nuova legge elettorale al posto del Porcellum e poi per attuare l'articolo 49 della Costituzione. Questa parte che ho detto fino ad ora è stata eh, diciamo, travolta perché in aula al Senato PDL e Lega hanno ricostruito un'alleanza e hanno buttato a monte quello che era stato approvato e si sono invece eh, impegnati in una sorta eh, di, di cosiddetto Senato federale che federale non è e non è forse neanche più Senato. E in un semipresidenzialismo che avrebbero preteso di realizzare eh, senza neanche sapere cosa pensano gli italiani. C'è stato il dimezzamento del finanziamento pubblico a partiti, ma per ora non c'è l'attuazione dell'articolo 49. L'articolo 49 della Costituzione vorrebbe dire che i partiti non hanno più una natura di associazione privata, ma hanno una natura giuridica, che debbono quindi al loro interno, con gli statuti, garantire per... Eh, i congressi per la scelta delle candidature dei fondamentali passaggi democratici e sulla base anche di questi avere controlli, più efficaci controlli anche esterni e comunque poter utilizzare lo stesso finanziamento pubblico. Queste impostazioni, Napolitano l'ha detto con grande autorevolezza, per quanto riguarda il Partito Democratico noi ci ritroviamo e cercheremo di portarle avanti. Grazie della Democrazia Interna Partiti parleremo dopo anche, visto quello che, che è uscito sui giornali, su un esponente del Movimento 5 Stelle, però io eh, riprenderei due punti di, di quelli che diceva Nino Kiti con un di Liberto uno è l'Europa, due è la carta di intenti del PD, perché sono due punti che a mio giudizio possono portarci a discutere di quella che sarà la, la, la coalizione di centro sinistra alle prossime elezioni. Di Liberto, contrariamente a, anche ad esponenti di altre forze politiche vicine, penso a Rifondazione Comunista, ha espresso un giudizio positivo, se non ricordo male, sulla carta d'intenti di Bersani. Uno, vorrei chiedere questo che cosa significa, se, 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 potrebbe, se ci possa essere anche una, una firma da parte sua della carta d'intenti, visto che Bersani ha detto che chiunque accetta e sottoscrive la nostra carta d'intenti può far parte della coalizione dei progressisti e partecipare alle primarie. Però la seconda cosa che le chiederei è sull'Europa, perché eh, l'Europa ha diciamo, obbligato l'Italia ad accettare alcune misure di austerity. Noi abbiamo approvato il fiscal compact che eh, ci impone una politica del rigore abbastanza forte, noi abbiamo approvato in Costituzione, inserito in Costituzione il pareggio di bilancio. Eh, sono politiche e misure che il PD porterà avanti, e mh, le domando se sono politiche e misure che il PDC. Può accettare ma intanto una premessa. Io con molta sincerità voglio ringraziare gli organizzatori di questa festa nazionale del Partito Democratico, in particolare il gruppo dirigente di questo partito, perché non era scontato che noi venissimo invitati a discutere, a confrontarci con, con il PD e e io ho accolto con grande gioia con grande entusiasmo questa proposta perché credo che ci sia una posizione da sconfiggere dentro a un certo tipo di sinistra che è quella di dire o comunque in alleanza qualunque siano i contenuti oppure per converso comunque non ci interessa l'alleanza con il partito democratico con le altre forze del centro-sinistra viceversa io credo che si, si debba si possa e secondo me si debba provare a ricostruire un centro-sinistra a partire proprio dai contenuti, cioè da quelle cose che io ho trovato incoraggianti proprio nella carta di intenti che ha avanzato Bersani. Io non so se sarà quella carta d'intenti, la piattaforma programmatica senza modifiche, senza aggiunte, senza senza anche qualche qualificazione successiva e ulteriore. Ma francamente mi sembra un'ottima base di partenza per discutere. Se si troverà un accordo rispetto al merito dei problemi, perché no? Noi siamo pronti ad assumerci la responsabilità anche di un patto di governo. Noi abbiamo fatto un congresso su questo, il mio partito un congresso l'anno scorso, era presente organizzatore nazionale del Partito Democratico che ha interlocuito positivamente. Il problema è evitare esattamente lo voglio dire in modo esplicito, i problemi che abbiamo avuto quando ci siamo trovati nell'ultimo governo Prodi. Perché lì firmammo, credo che tutti ce lo ricordiamo, nel 2006 firmammo un programma di 400 pagine che andava da Bertinotti a Mastella. E ovviamente per mettere assieme e per mettere d'accordo forze politiche così diverse prevaleva il non detto, l'omissione o prevalevano quelle frasi che si usano in politica quando non si vuole dire nulla, rimandando i problemi al momento in cui si sarebbero poi concretamente eh, presentati. Beh, l'esperienza del governo Prodi è andata a finire come sappiamo, lo ha fatto cadere Mastella, però c'è stato un periodo di fibrillazione continua su quasi tutto e credo che ciascuno di noi ne porti un pezzo di responsabilità e quell'esperienza non va ripetuta, perché se c'è una cosa che, di cui bisogna farsi carico è anche degli errori commessi, per non ripeterli. Allora io credo che noi dobbiamo fare un patto chiaro su una serie di punti programmatici che non saranno quelli del PDC. Io non vivo sulle nuvole. Eh. Saranno dei patti, dei, dei punti programmatici, frutto di un'intesa che si basa sui rapporti di forza, anche tra le forze politiche, come ovvio che sia. E allora io credo che, anche dentro al PD, per non omettere la tua domanda, ci siano delle forze interne al PD che sono disponibili a dialogare su posizioni che io giudico più avanzate sui temi del lavoro, sui temi del fisco. Faccio un esempio: io, io, io credo. E lo crede Confindustria, quindi vedete quale strana sintonia, che non si esca dalla spirale del debito pubblico in Italia se non si introduce una patrimoniale progressiva sulla base del, del reddito e delle proprietà. Una patrimoniale lo dice Confindustria. Io sono d'accordo, dentro al PD credo che ci possa essere un'interlocuzione su questi temi che superi. La, la linea del più tasse è soltanto tagli, perché con l'austerity non si taglia il debito pubblico e con le politiche di austerità. Tanto è vero che abbiamo visto che la, la recessione in Italia, ahimè, continua, c'è una previsione di meno 2,5% di PIL per l'anno che viene e, e questo significa ulteriore impoverimento delle, delle famiglie. Allora, io Rispondo in maniera molto, come vedi, molto esplicita. Sono pronto a firmare il mio partito. È pronto a firmare se troviamo una quadra. Il, il diciamo la carta d'intenti che ha avanzato Bersani, a me sembra un'utile base di partenza. Grazie. Girerei, girerei la stessa domanda a Bonelli con un'aggiunta, visto che si parla. C'è in corso una discussione su quanto dell'agenda di Monti ci debba essere nel prossimo governo, quanto ci debba essere di continuità con le politiche di Monti in un ipotetico futuro governo del centro-sinistra. a negli questa giunta, eh, in particolare pensando al piano energetico che ha presentato il governo Monti. Voi potete dialogare con, con il PD che non ha detto che ci sarà una continuità così precisa, però ha detto con Monti, oltre Monti, cioè la linea del rigore non la possiamo abbandonare, alcune misure non le possiamo stravolgere e quindi chiederei a Bonelli da questo punto di vista. Eh, grazie, buongiorno, buonasera a tutti quanti, anche io ringrazio il Partito Democratico dell'invito che ci ha rivolto come Federazione dei Verdi che noi abbiamo ovviamente accolto eh, positivamente. Vengo subito al dunque. Alla... La domanda iniziale che Simone Collini riface, ci faceva riguardo al Presidente della Repubblica. Il Presidente napolitano da molti mesi sta svolgendo una funzione molto importante, una funzione di garante in una situazione di grande eh, conflitto e di grande tensione tra le economie mondiali e con una speculazione mondiale che voleva mettere a terra le democrazie del, nostro, eh, del continente europeo, perché è chiaro a tutti ormai che dietro lo spread c'è una parola che si chiama speculazione che è quello di limitare la sovranità democratica dei popoli vediamo quello che è successo in Grecia e con molte, pur con molte diciamo, critiche che posso aver fatto io però voglio dire anche pubblicamente fare un attestato al Partito Democratico poi dirò anche gli aspetti che diciamo, non ho condiviso devo dire che io non mi, io non mi associo tra coloro i quali dicono eh, ma insomma il PD sta reggendo la stampella al governo Monti quando ha dato l'ok okay, perché... Eh, è con e consapevolezza da parte di chi parla che il Paese ha vissuto in quel momento, ce lo ricordiamo, era circa tra poco, facciamo un anno, quando c'è stato il passaggio, non solo perché ci siamo dimenticati, dimenticati no, abbiamo messo da parte eh, Berlusconi, ma perché diciamo, la speculazione finanziaria aveva preso di mira le democrazie, le democrazie d'Europa, in particolar modo alcune democrazie, la Grecia, la Spagna, eh, l'Italia. Quindi diciamo che c'è stato un atto di responsabilità, però c'è il tema delle politiche di questo eh, governo. Vengo subito alla domanda di Napolitano. Napolitano sta facendo tanti appelli. Il tema fondamentale, lo voglio dire a Vannino Chiti, eh, che, riguarda, che, che, che riguarda non certamente diciamo, dal punto di vista dell'interlocuzione, è che questo, eh, il Partito Democratico dico, che questo Parlamento fatto e eletto come è stato eletto, con i personaggi che vediamo chi sono tra velini, veline, portaborsa di varia natura, che se si dovessero candidare nel proprio condominio non prenderebbero nemmeno il voto all'interno della propria famiglia. La domanda che io faccio a questa diciamo, assemblea, a, questa, a, questo, a voi che siete qua, ma questo Parlamento ha... La, non dico la legittimità perché dal punto di vista istituzionale e democratico, tra virgolette, ce l'ha, ma è in grado di autoriformarsi, è in grado di fare quelle riforme. Tali che possano mettere al centro una politica pulita e anche un po' un'ecologia della politica. Io penso proprio di no. Che questo Parlamento, fatto da alcuni personaggi senza fare nome e cognomi, ma li conoscete tutti, ha la tendenza ovviamente a autoriformarsi. La mia preoccupazione, però, forte, lo dico dal punto di vista della legge elettorale, è una legge elettorale che già il in nome indica la necessità di cambiarla, il porcellum. Eh, io non vorrei che dal porcellum poi derivasse una legge elettorale che è peggiore di quella eh, che oggi noi abbiamo eh, di fronte. Cioè la necessità di ridare il potere ai cittadini di, di eleggere il proprio eh, rappresentante è forte, non dobbiamo ri ricadere nel, diciamo, nel eh, tranello eh, di eh, fare liste bloccate perché le liste bloccate non vanno assolutamente. Ebbene, bisogna fare una legge elettorale che dia veramente il potere ai cittadini di poter eleggere il, i propri rappresentanti. E quindi diciamo che i, gli appelli del Presidente della Repubblica cadono eh, sistematicamente nel vuoto perché questo Parlamento, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, ha una incapacità a autoriformarsi e a fare riforme nel bene del Paese nel nome dell'interesse pubblico del Paese. E vengo ad un quesito, eh, al quesito che tu mi sottoponevi. Io penso. Lo dico con molta chiarezza, che mentre in Europa, nel mondo, la Germania, anche lo stesso Obama, ma in particolar modo vediamo la Germania, anche la stessa Inghilterra, hanno avviato processi di modernizzazione delle politiche economiche che vedono nell'innovazione tecnologica nella innovazione di prodotto e nell'investimento di una politica energetica che faccia riferimento all'efficienza e al risparmio energetico come un elemento fondamentale non solo di rilancio di un'economia che guardi alla lotta ai cambiamenti climatici come un, un elemento di investimento per il futuro e anche un elemento etico che guardi alle generazioni future e che quindi non guardi all'egoismo del presente ma guardi alle generazioni future Beh, io vedo nel anche nella bozza di piano energetico presentato dal, dal governo, in particolar modo dal Passera, l'archeologia dell'archeologia industriale. È assolutamente francamente dal nostro punto di vista inaccettabile pensare che questo nostro Paese possa risollevarsi andando ad aumentare i livelli di trivellazione per la ricerca del petrolio. Nelle nostre coste riducendo i limiti da 12 km portandoli a 5. Questo è un modo che non ci fa comprendere che il, il Paese, il mondo, sta andando da un'altra parte. Come di non capire quello che è accaduto nel Golfo del Messico anni fa, nel, di fronte alla Florida, con l'incidente. Gli incidenti non sono, abbiamo visto, gli incidenti non sono un qualcosa che accadano perché non accadono mai, accadono sempre ai vicini di nostra, della nostra casa poi vediamo che le conseguenze ce le prendiamo anche noi quando accadono ai vicini di nostra casa ma il basare il tutto sul petrolio, sulle trivellazioni e, e mettere e leggere devo dire, sono abbastanza rimasto sconcertato leggere anche nelle motivazioni dal punto di vista eh, economico che siccome le agenzie di rating eh, hanno portato l'esempio dello Stato di Israele che eh, Moody's ha aumentato di una A Uh, Israele quando ha aumentato i livelli delle trivellazioni, questo ci porterebbe ad aumentare. Tutto questo per mezzo punto di pil? Noi mettiamo in discussione il futuro. I, i L'integrità delle nostre coste, pensiamo alla Basilicata, all'Abruzzo, pensiamo a Favignana, pensiamo al Mar di Sicilia, alle Isole Tremidi, dove in questo momento c'è una battaglia fortissima dei sindaci per tutelare i gioielli ambientali, che sono gioielli dal punto di vista economico. Noi pensiamo di mettere in discussione e offrire sul piatto d'argento alle grandi multinazionali del petrolio il nostro territorio. Beh, io dico con grande chiarezza e, sono, e, e mi auguro che anche il Partito Democratico dica con grande chiarezza che il petrolio non è il futuro del nostro paese. Il, il futuro del nostro paese dal punto di vista della politica energetica è il risparmio, l'efficienza energetica e le rinnovabili. e Trovo francamente eh, sono, eh, non, eh, inaccettabile che nel momento in cui si fa questo, si fa una politica che mette in ginocchio il settore delle rinnovabili nel nostro paese, eh, mettendo a rischio un indotto e un'industria da oltre 100.000 eh, lavoratori. E, eh, io francamente questo lo, lo trovo eh, un qualcosa di inaccettabile, ecco perché penso che le politiche di Passera siano, se sono queste, sono politiche assolutamente incompatibili con un'alleanza di progresso e ecologista. E noi dobbiamo avere la capacità, anche il coraggio, e uso il noi, se me lo consente anche Vannino, interpretando anche eh, diciamo un sentimento diffuso nel popolo diciamo di centrosinistra noi dobbiamo avere il coraggio di, eh, osare, di osare di portare un eh, linguaggio nuovo e proposte nuove perché gli italiani hanno e vogliono grandi cambiamenti li vogliono nel settore della politica energetica li vogliono nel settore della pianificazione territoriale, una delle cose che io mi sto accingendo a scrivere Bersani nella Carta degli Intenti, su cui ci sono aspetti molto interessanti, è quello ad esempio di dire l'Italia può o non può essere come l'Inghilterra o la Germania, che ha una legge che dice che il consumo del suolo deve essere ridotto, perché il suolo è un bene comune. I nostri nonni coltivavano le terre e oggi col la coltivazione della terra il territorio agricolo se ne sta andando lentamente. Noi abbiamo una necessità di tutelare il territorio agricolo e quindi stoppare fermare il consumo del suolo riutilizzando l'esistente. Questo deve essere uno dei cavalli di battaglia forti e sono que su questo noi siamo anche in, in grado di intercettare coloro i quali oggi in maniera urlata e per, e per niente positiva nei confronti del Paese... Mi riferisco anche e principalmente ai grillini, ne stanno facendo una battaglia. Il punto è che gli urli non servono se poi non ti candidi a governare un paese e a dire come lo vuoi cambiare. Ecco, noi come ecologisti verdi ci sentiamo di dare delle indicazioni perché proveniamo, e mi riprendo da quello che diceva Vannino, da una tradizione ecologista europea. Da dalla Germania, dalla Francia, che vede il gruppo ecologista verde in Parlamento essere una quarta forza. Noi come ecologisti e verdi abbiamo avviato in Italia un profondo cambiamento. Da oltre due anni noi stiamo, anzi, tre anni, abbiamo avviato un processo di nuova costituente ecologista e civica nel nostro paese per allargare. Parlare e accogliere le realtà e le intelligenze migliori del nostro paese che possono dare un contributo alla trasformazione. Cioè, un ecologista, se tale, si deve porre il tema di come si governano i processi di cambiamento. Non può essere quello che urla, o meglio, deve urlare quando deve difendere il proprio territorio e lo deve fare con le unghie fino alla fine. Ma deve essere in grado, deve essere capace di indicare le strade, le soluzioni. È su questo che ovviamente noi ci stiamo connettendo molto con le realtà tedesche e francesi in particolar modo. Per dare un'indicazione, una soluzione e un nostro contributo per salvare il nostro paese, perché noi amiamo il nostro paese a differenza di chi lo ha sfasciato e lo ha messo in ginocchio. Grazie a Bonelli. Vi chiedo soltanto di essere, se riuscite, un po' più sintetici nelle risposte, ovviamente tutto, tutto lecito, tutto assolutamente interessante. Eh, chiederei però a Banino Chiti adesso, dopo questo primo giro,. Eh... Dopo le parole aperturiste di, di Di Liberto, dopo le parole di Bonelli, nonostante il trasporto con cui ha criticato anche le politiche di Passera, ma non mi sembra che la politica industriale del PD coincida in toto con quella di Passera, eh, dopo, due, dopo questi due interventi, cosa dice? È possibile che alle prossime elezioni ci sia una coalizione in cui ci siano PD, Verdi e PDC? Ma io penso che oggi. Diciamo sia il momento oggi in questa fase sia il momento di discutere eh, sui temi, sulle priorità, su quello che vogliamo fare, eh, più che di tracciare i confini delle, delle coalizioni. Questa è la scelta che il PD ha fatto, anche perché a me ha colpito sinceramente quello che hanno detto in questi giorni gli operai della Sulcis e dell'Alcoa, quando hanno detto ma di noi chi parla? Per far parlare di noi dobbiamo stare a 70 metri in altezza. Guardate, questi sono i problemi dell'Italia. Perché se il problema del lavoro è per essere sostenuto, per diventare visibile, eh, deve avere una disperazione e anche il senso di una solitudine. Io credo che su questo noi dobbiamo eh, riflettere. A me fa paura il fatto che se noi facciamo soltanto un dibattito ora di qui a dicembre sulle primarie, le regole delle primarie, la partecipazione alle primarie e poi anche i, i nomi e cognomi e gli indirizzi delle cose perché poi finisce tutto questo e ci saranno 40 milioni di persone che chissà come, come vanno a votare. Allora, sulle questioni invece che sono state dette una considerazione rispetto all'esperienza 2006-2008 che era nata con questo tipo di Parlamento cioè con questo tipo di legge elettorale, anzi la legge elettorale che chiamiamo Porcellum fu fatta esattamente perché, di fronte alla vittoria che, che, dava, che veniva data per pe scontata, poi è stata molto, molto più ridotta di quello che, che ci aspettavamo: ma eh, come si poteva limitare e condizionare questa vittoria? E certamente, se invece di due senatori in più ne avessimo avuti otto, sarebbe stata un'altra cosa, ma questo fu. E quel Parlamento però, che cosa successe in quello stesso Parlamento? Al netto ha ragione Oliviero Di Riberto Ribe, Di quando dice del programma, le 300 pagine, figuriamoci, ha ragione, però attenzione, non c'era soltanto le 290 pagine e non c'era soltanto... Mastella e Di Pietro, che ti posso dire che dal primo Consiglio dei Ministri all'ultimo, se si fosse dovuto fare eh, diciamo, chi è che ha più responsabilità nello, ne, 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 nello scuotere la tenuta del governo sarebbe stato difficile, insomma io non avrei saputo scegliere eh, tra i due. Ecco. Eh, qual era però il problema? Il problema fu che il primo anno, che fu un anno difficilissimo, se ricordate bene, perché fu un anno in cui dovevamo, per impegni presi dal governo Berlusconi, dal governo di destra, rientrare nel patto di stabilità europeo, dovevamo rientrare sotto il 3, eravamo al 4 e 5, quindi dovevamo prendere delle misure durissime, eppure la coalizione tenne. Poi la coalizione diventò un'altra cosa, diventò di moda quella parola che si chiamava visibilità e che un po' era portato dalla legge elettorale, cioè, al di là di quello che era il programma, al di là di quello che faceva il governo, ogni partito doveva marcare la propria sua posizione che diventava più importante della posizione della coalizione. Con questo non rendendoci conto che tutti i cittadini ci avevano detto "Non fate come nel 1998". E la cosa clamorosa fu che noi finimmo il 2007 finimmo il 2007 approvando una finanziaria che al Senato, volemmo votare senza fiducia dicembre 2007 e facendo un'intesa con le parti sociali sul famoso scalone e, sul, e sugli ammortizzatori, eccetera, eccetera. E nel 2007 c'era uno scontro, dicembre 2007, furibondo tra Fini e Berlusconi. Bastò un mese. Ecco, se quella coalizione avesse mantenuto il senso di responsabilità e di coesione per dire. C'è un pericolo, come no, questo tipo di destra, non ci sarebbe stato il 2008, non ci sarebbe stata la maggioranza eh, eclatante, come mai c'è stata nella storia della Repubblica, per, per la destra. Allora, è, è importante certamente essere d'accordo sulla carta di intenti, essere d'accordo sulle priorità programmatiche da portare avanti, questa è la condizione necessaria, ma non è sufficiente, bisogna essere d'accordo anche su un metodo. Come la coalizione vive, perché nessun programma né di 3 né di 300 pagine scrive che cosa succederà in 5 anni, e nella carta d'intenti c'è infatti come si affrontano le questioni nuove, le differenze non si affrontano con la visibilità, ma con una riunione insieme di tutti i parlamentari della coalizione con una votazione a maggioranza, a maggioranza assoluta, cioè insomma non, non a maggioranza relativa. Per dire è un punto di metodo che però bisogna, bisogna stabilire. Secondo me. Questi sono aspetti importanti. L'ultima cosa, naturalmente, conta anche il discorso nei confronti del governo Monti. Eh, in questo ha detto alcune cose, Angelo, che io, eh, che io Bonelli, che, su cui io mi ritrovo, insomma, mh, mi ritrovo dal mio punto di vista. Guardate, stiamo attenti eh, perché il governo Monti non ha iniziato la legislatura, ha finito la legislatura. Cioè, non diamo al governo Monti le responsabilità di. Tremonti, Bossi e Berlusconi, perché l'Italia allo sfascio ce l'hanno portata loro, altrimenti poi non piangiamo dopo la campagna elettorale perché ve lo racconto io come va. Il governo Monti è stata una soluzione di necessità rispetto ai problemi dell'Italia per una fase, certamente la sua fase finisce con le elezioni, con il voto politico. Ha affrontato con una maggioranza particolare, ampia, ma è una maggioranza fatta di forze diverse, tant'è che vi ho raccontato sull'aggiornamento alla Costituzione che cosa è successo. Quindi non so sinceramente se Monti vorrebbe la patrimoniale, forse non la vuole neanche, noi la vogliamo, noi PD tutti vogliamo la patrimoniale. Ma certamente in questa legislatura, in questo Parlamento, non ci sarebbero i numeri, neanche no, se fosse... Io infatti penso al no, prossimo. No, no, lo sto polemizzando ah, con no, te. Sto sto dicendo... Sono contento sto... che il PD sia facce... tutto d'accordo. Sto facendo il discorso su Monti, che Monti ha dovuto fare delle politiche che hanno salvato, questo almeno riconosciamolo, hanno salvato l'Italia dalla bancarotta l'hanno salvata, si è sfiorato il disastro ma l'hanno salvata, dove l'avevano portato mentendo quelli che avevano governato fino ad allora, perché a dicembre eravamo in una situazione che a gennaio dipendenti pubblici e le pensioni potevano non essere pagate in questo Paese, questo bisogna averlo presente e non dimenticarlo mai, dopodiché ha preso delle misure che abbiamo condiviso, altre che noi non abbiamo condiviso condiviso del tutto, ma sono i rapporti di forza, rispetto al futuro... È chiaro che noi il risanamento vogliamo continuarlo. In forme diverse, sì, ma continuarlo. Guardate, lasciate stare l'Europa, ma vi pare che si possa guardare in faccia un ragazzo che oggi ha vent'anni o un bambino che ha cinque anni e dirgli che lo Stato italiano ogni anno paga 84 miliardi di euro per, il debito, per gli interessi sul suo debito? Noi bisogna uscire dal debito. Certo, Bisogna uscire con politiche più eque, la patrimoniale è più equa. Bisogna che ognuno paghi secondo il proprio, il proprio reddito, e certamente non ci può essere una separazione tra politiche di risanamento che vanno continuate, anche se con più equità, e politiche di uno sviluppo sostenibile, sostenibile non di uno sviluppo generico. Perché se non ci sono politiche per lo sviluppo anche, non si esce dal debito e comunque si crea una società che è una società ingiusta. Oggi il lavoro è tornato ad essere il problema centrale e noi dobbiamo dare alle ragazze e ai ragazzi italiani la certezza che avranno un lavoro, che non avranno l'alternativa a essere precari o non lavorare. Questo è l'impegno di una politica riformista che noi vogliamo portare avanti. Però Monti è riuscito anche con le politiche che ha fatto anche quelle che non abbiamo condiviso a riaprire un minimo di spiraglio, Monti è perché ha vinto Hollande e in Francia, eh, intendiamoci bene Hollande e Francia ha vinto i socialisti, le forze progressiste hanno vinto in Francia, si è modificata la situazione. Le misure che ieri ha preso la BCE, la Banca Centrale Europea, vanno in una direzione giusta perché impediscono la speculazione, difendono l'euro e cercano di dare la possibilità ai governi di creare sviluppo sostenibile. Ecco, noi sono queste le politiche che vogliamo fare e su questo vorremmo intenderci. Se ci intenderemo fino in fondo, certamente non facciamo pregiudiziale astratte. Chi ti diceva il lavoro a centrale, allora la domanda che farei subito a Diliberto, pensando alla notizia di ieri che se le e IDV raccoglieranno firme per un referendum che dovrebbe modificare la legge sull'articolo 18, così come approvata dal governo Monti, chiederei a Diliberto sull'articolo 18. Lei sta con se e IDV che chiedono di modificare questa norma o con il PD che invece con il responsabile del lavoro Fassina ha detto. È una mossa sbagliata, è un errore provare con un atto unilaterale a modificare un tema così delicato? Ma in realtà la, la, la cosa è un po più complessa perché il referendum è abrogativo, cioè il referendum è per cancellare la, la riforma del controriforma, secondo me, della Fornero, e, e il responsabile economia del PD ha detto la cambieremo in Parlamento. Le due cose non sono in contraddizione, nel senso che eh, la raccolta delle firme, io firmerò questo, questo referendum, la, la raccolta delle firme per abrogare la riforma della Fornero comunque è una raccolta che traghetta a dopo le elezioni. Per cui ci sarà da un lato le firme per fare il referendum che costituiranno comunque un'arma un di pressione piuttosto rilevante verso il Parlamento, il nuovo Parlamento, e dall'altra ci sarà il Parlamento medesimo che potrà decidere eh, di lasciare tutto così e si va al referendum oppure di cambiare in maniera significativa, in maniera sostanziale, quelle regole. E a quel punto il referendum salta perché si è cambiata la norma. Per cui, Uh, io credo che il punto su cui, credo siamo tutti d'accordo e stiamo facendo passi avanti anche ho appreso davvero con soddisfazione la faccenda della patrimoniale da parte del PD, il punto su cui siamo tutti d'accordo è che quella controriforma fatta dal, dal governo Monti in quei termini non va bene, io la giudico profondamente iniqua e vi spiego perché perché la legge diciamo di cambiamento dell'articolo 18 va letta insieme alla riforma del sistema pensionistico. Le due cose si tengono. Eh. Allora supponete che un lavoratore della mia età, 56 anni, ma ancora prima 46 anni, diciamo 10 anni meno di me. A 46 anni il datore di lavoro decide per motivi economici, non per motivi sindacali o politici, questo è ovvio, per motivi economici di licenziarlo. Perché? Perché gli conviene economicamente prendere un lavoratore di 20 anni che rende di più e costa la metà. Dopodiché, questo lavoratore che non ha più l'articolo 18 per essere reintegrato, avrà un indennizzo, ma non può essere reintegrato. Questo lavoratore deve aspettare i 67 o 68 anni per andare in pensione. Allora questa cosa, l'accoppiata, i, i giuristi direbbero il combinato disposto di queste due riforme, o secondo me contro riforme, rischiano di creare un effetto. E cioè che tolta la garanzia, la difesa da parte dell'articolo 18, di colpo tutti i lavoratori italiani, tutti, sono diventati precari. Perché non avendo più il contratto di lavoro stabile, diciamo così, a tempo indeterminato, con la, la, la mannaia del possibile licenziamento c'è una precarizzazione di fatto. Ma io aggiungo un'ultima cosa. Sapete qual è il vero problema dell'articolo 18, oltre a quello esistenziale di chi viene licenziato e non avrà né salario né la pensione sino a tarda età? Si chiama il vero problema politico, si chiama ricattabilità dei lavoratori. Perché un lavoratore che può essere licenziato a piacimento, nessun padrone dirà mai che sta licenziando per motivi ideologici. Mai o per motivi religiosi, per cui c'è il reintegro è rimasto, per il licenziamento, per motivi politici, sindacali o religiosi. Che ne so, padrone antisemita che licenzia uno di religione ebraica. Mai al mondo dirà che lo fa per questo motivo. Dirà ovviamente per motivi economici, come è ovvio. Beh, insomma il, 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 il lavoratore a rischio di licenziamento è ricattabile perché non si batte per i propri diritti, perché ha paura di perdere il posto di lavoro e allora questo secondo me è profondamente ingiusto e d'altro canto vorrei ricordare anche qui la Confindustria non lo chiedeva. Confindustria riteneva che la modifica dell'articolo 18 fosse l'ultimo dei problemi dell'Italia, o oh, sono parole dell'allora Presidente della Marcegaglia, e, e il Governo è voluto andare avanti lo stesso. Io credo che quella, la scelta di cambiare l'articolo 18, per la quale, ripeto, io sarò per il referendum sperando che poi il prossimo Parlamento lo faccia autonomamente... Beh, quella scelta del governo Monti a me sembra una scelta tutta ideologica, non dettata da esigenze economiche, ma tutta ideologica, perché l'articolo 18 era diventato il simbolo. Ci aveva approvato Berlusconi eh? esattamente dieci anni fa, nel 2002. Ci aveva approvato e la CGL allora portò in piazza. Cofferati, segretario, 3 milioni di donne e di uomini. Spe immagino che molti dei presenti ci fossero a quella manifestazione. E Berlusconi non ci riuscì a cambiare l'articolo 18. Poi ci ha riprovato. Non ci è riuscito, anche nell'ultimo suo governo. Beh, quindi aveva una valenza simbolica. Sapete qual è la valenza? Chi comanda in Italia? E Monti, facendo approvare la riforma dell'articolo 18 ha stabilito non sono più i sindacati comando io francamente questa cosa a me sembra profondamente ingiusta e, e spero che comunemente ragioneremo su come cambiare questa legge perché appunto è basata su un, su un criterio che non è economicamente favorevole e che per l'economia le, italiana ed è tutto sommato anche se posso Abbastanza cinico. E allora un governo di centro-sinistra di un domani dovrebbe sconfiggere la politica cinica. Noi se si farà come dire, ci saremo. Allora mancano pochi minuti. La politica cinica ma anche l'antipolitica. Come si sconfigge? Lo chiederei a Bonelli, visto che è il leader di un partito che non è in Parlamento. Avrebbe potuto in questi anni. Fare una politica delle mani libere, non aveva responsabilità di governo, poteva anche intercettare un certo malumore nel paese, poteva sfruttare anche un clima, un consenso ambientalista, quello che è successo a Fukushima, pensiamo. Eppure, invece, in questi anni a, a mietere consensi è stata una forza nuova, nata dal nulla, nata sul web di Beppe Grillo. Come si sconfigge questa forza, secondo lei? E intanto, si sì, do subito una risposta. Intanto voglio dire che eh, riguardo il referendum sull'articolo 18, io martedì prossimo sarò insieme ad altre forze, tra cui Di Pietro che mi ha invitato, a presentare i quesiti in Cassazione per la raccolta eh, delle firme. E quindi noi, come Verdi, parteciperemo alla raccolta delle firme su questi eh, referendum. Eh, tengo a dire quindi che anche perché nel Paese c'è una grande voglia di partecipazione e di contare da parte dei cittadini, una, è un segnale di grande democrazia di cui nessuno deve aver paura, indipendentemente dai contenuti. Insomma, questo è un risveglio molto importante eh, degli italiani e che, ad esempio, con il referendum eh, sull'acqua e sul nucleare ha dato un'indicazione molto forte in difesa dei beni eh, comuni. Ora, eh, l'antipolitica. Eh, è chiaro che nel Paese eh, la situazione economica, la grave crisi economica sociale profonda che si sta vivendo sta determinando un livello di eh, disagio che non è stato assolutamente recepito e colto dai comportamenti della politica. I comportamenti sono assolutamente, uso questa parola, distonici eh, tra eh, quello che accade nel Paese eh, il disagio profondo, il dramma economico e sociale che vive il Paese, i cittadini italiani, le cittadine italiane, i giovani che sono sempre più disoccupati secondo i dati Istat, eh, ma poi non ci vogliono i dati Istat per capire quello che sta accadendo nel nostro paese e i comportamenti della eh, politica stessa. Non mi riferisco solo eh, ai costi della politica, a segnali che non sono stati dati in maniera eh, compiuta a partire dal Parlamento, dalle regioni ma una modalità che vede oggi mh, molti politici, ad esempio eh, da, da, dalle scorte e altro, vedere, cioè, avere lo status symbol, cioè essere abbastanza lontani dal eh, disagio che si vive nel eh, Paese stesso. Qual è la risposta migliore? Eh, quello che dicevo prima nel mio intervento è quello di dire con chiarezza le cose che si vogliono fare se si va al governo. In questo modo si potranno recuperare voti indipendentemente dalla collocazione politica di, di un tempo dei cittadini. Eh, io posso oggi dare tre indicazioni molto veloci: eh, per quale ragione non l'ha fatto il governo Monti, e io su questo sono d'accordo con Di Liberto, perché c'è un'impostazione ideologica e non per nulla tecnica, questo sia caro, un po molto ideologica. Per esempio, eh, So che Vannino, anche perché lo conosco da anni e so quindi il pensiero di Vannino, ma se un'alleanza di progresso dovesse andare al governo, ma vogliamo fare come ha fatto la Germania, che tassa i capitali di chi illicitamente li ha portati all'estero in Svizzera e li tassa, lo facciamo sì o no? Lo vogliamo dire agli italiani che hanno pagato le tasse, che questi furbi, che non sono furbi, che dal mio punto di vista sono dei criminali perché hanno evaso le tasse e hanno portato ingenti capitali in Svizzera, li tassiamo, sì li tassiamo, lo diciamo agli italiani, perché Hollande ha vinto le elezioni dicendo cose molto chiare sul livello della tassazione. Altra cosa l'ha detto Di Liberto, facciamo la patrimoniale sui grandi crediti, sulla ricchezza, sì la faremo. Questo va detto con grande chiarezza perché chi oggi ha dato deve essere messo nelle condizioni di pagare meno e di avere servizi efficienti. Io ritengo te assolutamente inaccettabile, eticamente inaccettabile, che da Palermo a Napoli, passando per Roma a Milano, giovani studenti. Ma pendolari oggi devono fare i conti per recarsi al loro posto di lavoro, cercare lavoro e non hanno più un mezzo pubblico che funziona perché sono stati tagliati il trasporto pubblico. Questo è un elemento fondamentale, dobbiamo dire con grande chiarezza quali saranno gli investimenti. E poi io lo dico con molta forza ma anche con grande passione e anche con grande stima e anche grande amore di un grande Presidente della Repubblica che io ho avuto modo anche di conoscerlo quando ero piccino e mia madre essendo... Di quelle parti, di inizio la conoscevo da piccolo e lo incontravo, che si chiamava Sandro Pertini. E allora abbiamo il coraggio di dire agli italiani che il grande slogan, che non era uno slogan, ma era di un grande presidente che capiva che in un momento di grande crisi per un paese ci sono delle priorità, per cui bisogna svuotare gli arsenali per riempire i granai. Questo lo diceva Sandro Pertini. Vogliamo ridurre le spese per gli armamenti. Per fare in modo che si dia una risposta agli operai dell'Alcoa, del Sulcis, ma anche agli operai dell'Ilva di Taranto, per avviare processi di conversione industriale, perché noi dobbiamo rifiutare. Io sono il primo a dirlo che rifiuto la contrapposizione drammatica e infame, mi sia consentito di dirlo, tra salute e lavoro. Io ho avuto modo di conoscere alcuni operai, in particolar modo un operaio dell'Ilva di Taranto. E le sue lacrime io non me le scorderò mai di un operaio che va a lavorare all'ILVA, io devo andare a lavorare all'ILVA, mio figlio di 5 anni, leucemico, perché io devo pagare le, 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 le cure mediche di mio figlio, anche perché poi a Taranto non c'è oncologia pediatrica, non c'è chirurgia e quindi c'è questo pellegrinaggio infame di non solo ti, ti ammali, ti prendi i fumi, ti prendi le diossine, ma poi devi andare anche fuori. Allora bisogna indicare quale, quale strategia, ma con un linguaggio semplice. Che è rivoluzionario, gramsciano, direi, cioè, nel senso che semplici perché noi dobbiamo parlare a tutti, perché dobbiamo essere chiari, dire con maniera molto chiara le cose che vogliamo fare dal punto di vista del fisco, delle tassazioni e anche di una conversione di un modello produttivo oggi che è insostenibile. Ma io ho visto che questa cosa, devo dire con grande eh, stupore, perché è stato un atto di coraggio, l'ho letto nella Carta degli Intenti, si parla in maniera chiara di conversione. Ecologica, del sistema industriale del nostro paese eh, è stato scritto, è scritto e quindi eh, io eh, penso che alle parole seguano eh, i fatti da questo punto eh, di vista e sul tema delle alleanze voglio dire una cosa eh, brevissima, in Francia eh, Olanda ha fatto un'alleanza con i verdi, ma non è di questo che voglio parlare, in Francia Olanda ha sottoposto, avverì, prima ha nominato i ministri. Poi ha detto ai ministri: adesso ci sono le elezioni, vi candidate. Chi non viene eletto non fa più il ministro. Ora, noi abbiamo dei ministri attualmente, ma non solo attualmente, in generale, che non sanno che cosa significa parlare con i cittadini, che non, che non sanno che cosa significa connettersi col disagio che vivono i cittadini. E allora abbiamo il fighetto: mi sia consentito il termine, il fighetto di turno di Michel Martone che va a dire ai giovani che se non ti laurei a 28 anni sei uno spiegato quando non sanno che ci sono giovani che sono studenti lavoratori che la sera lavorano e che di giorno studiano e che fanno grandi fatiche per riuscire a ottenere un titolo di studio perché ci sono genitori che gli hanno consentito di fare questo ma che si sforzano di fare questo e allora penso che la misurarsi anche da parte di chi governa con Una cosa sacrosanta che in democrazia, che è quello del dire ai cittadini ma quello che io faccio lo condividi, che è attraverso il voto e il consenso, sia una cosa molto molto importante. Io ho notato in alcuni ministri parole in libertà, del tutto eh, gratuite, che sono un segnale di un profondo distacco da quello che vive il Paese e penso che questo inve Paese invece abbia una grande questione che abbia a mettere al centro il grande tema del lavoro. Noi ecco come Verdi lanciamo un Green New Deal per il nostro Paese per, per aprire centinaia di migliaia di cantieri, piccoli cantieri, piccole opere immediatamente cantiereabili per rilanciare la nostra economia in settori molto importanti che vanno dalla difesa del suolo, dalla... Eh, dalla Dall'efficienza energetica, adesso però non vorrei, non vorrei dilungarmi perché di questo ritengo noi abbiamo bisogno per il nostro paese. E, telegrafici, perché il tempo è finito, chiederei solo, visto che si parla tanto di, di primarie, sarà una sfida vediamo già i giornali se ne occupano ampiamente. chiederei proprio telegrafico a Di Liberto la, il suo giudizio e poi chiuderei con Vanino Chiti. Ma, telegrafico, eh, io credo che il centro sinistra sia formidabile nel, nel farsi del male da solo. Nel senso che eh, questa discussione sulle primarie a me sembra surreale. Eh, so che è ne, nello Statuto del PD, è, per carità, eh, vedremo quali sono le regole, noi parteciperemo ovviamente se faremo parte dell'alleanza, come io spero, alle primarie, però una cosa lasciatemela dire, Beh, è solo in Italia... Si fanno le primarie per stabilire chi sarà il capo dello schieramento? Perché, in tutto il resto del mondo, sai, il partito di calcio Italia contro il resto del mondo, ecco, nel resto del mondo, il capo del partito più grande è automaticamente anche il capo che va alle primarie. E allora chiudiamo con Chiti: siete dei masochisti o, oppure hanno un valore queste primarie? Dunque, su questo aspetto, però voglio dire una cosa sinceramente. Io eh, la penso esattamente come Fassina, poi ne discuteremo. Cioè, io penso che promuovere un referendum sull'articolo 18 sia un grande errore e che sia anche una miccia accesa. Mi ricordo quando fu prima dell'elezione del, del Parlamento del 2006 promosso un referendum sulla nuova legge elettorale. È stata una miccia sul lavoro, nel lavoro del centro-sinistra. Quindi, diciamo, questo mi inquieta perché si continua la stessa strada. È, una strada, è una strada che non ritengo per niente giusta, ritengo sbagliata e così come, sono d'accordo per carità Angelo, ma su, su, eh, su, si può fare e si deve fare di più, però credo che dopo il Governo, che c'eravamo noi con Padova Schioppa, questo sia il governo che più sta lavorando contro l'evasione fiscale. E siamo comunque riusciti, non quanto volevamo il 5%, ma una parte di tassa sui capitali esportati illegalmente all'estero eh, si, si è pagata. Invece sulle primarie sono del tutto d'accordo con, eh, con Diriberto, eh, è la mia posizione del PD da sempre. cioè Io credo che in tutti i paesi, e prima o poi succederà anche in Italia. Il leader del partito più grande guida il governo perché non esiste un governo che possa andare avanti se è guidato dal leader. Di minoranza di un partito o di un partito che non è il primo. Voi vi immaginate, vi immaginate in, in Germania quando fanno l'alleanza democristiani e liberali, discutono se il cancelliere lo farà l'esponente della democrazia cristiana che la democrazia cristiana ha designato o, oppure no? No, è così quando si discute tra socialdemocratici e verdi, è così come quando si sono fatte le primarie in Francia. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, mi auguro che almeno le nostre primarie abbiano un doppio turno, cioè se al primo turno uno non prende il 50 più uno ci sia un secondo turno, perché abbiamo anche sperimentato in comuni, poi ci si stupisce che si perde, c'è stato un comune piemontese, non dico il nome, in cui ci sono stati alle primarie, chi ha vinto aveva il, 38, il 36 o, il 30, o meno, forse il 30%, e poi altri due. Come si fa a vincere se... Chi ha vinto le primarie non ha neanche la maggioranza di quelli che guardano a quella coalizione. Quindi questi due aspetti mi sembra uno, spero che si affermi comunque nelle primarie e poi si stabilisca una volta per tutte. Il secondo che ci sia almeno il doppio turno se al primo turno non si ottiene il 50 più 1 i candidati. Chiarissimo, allora grazie a Bonelli, Chiti di Liberto e grazie a tutti voi per averci seguito.